Let's go bitches, benvenuti a un altro Power Personal Trainer, in questo caso basato su come aumentare i riflessi e il vostro aggancio, come testare anche i vostri riflessi e quanto siete veloci. In questo caso andiamo su impostazioni partita, cambia mappa e mettiamo Nuketown. Perché Nuketown? Perché è una mappa molto piccola, basata tutti su gunfight comunque ravvicinati a medio raggio. Non ci serve giocare a lungo raggio perché stiamo testando i riflessi e l'aggancio, non stiamo quindi cercando di imparare a giocare, a diciamo fare gunfight da lunga distanza, quindi questa qui è la mappa giusta. Oltre a questo andiamo, cambia modalità di gioco, tutti contro tutti ovviamente, perché dovremo giocare contro i bot. Per quanto riguarda le regole partita, andiamo a mettere senza limite al limite tempo, perché dovremo giocare per quanto vogliamo noi in questo caso, e per limite punti anche questo lo mettiamo a zero. Per quanto riguarda gli altri settaggi, per esempio su tutti contro tutti avanzato non c'è niente da mettere qui dentro. Per quanto riguarda generale, la minimappa non toccate, non mettete né impulsi né costante, lasciatela normale, non dovete stare con gli occhi a vedere dove sono gli avversari, ma dovrete diciamo focalizzarvi sul centro dello schermo e sul muovervi velocemente da un avversario all'altro. La visuale morte disattivatela, perché a volte i bot guardano la visuale morte, da quello che ho capito, quindi mi raccomando. Per quanto riguarda il rientro non c'è niente da fare anche qui, forza rientro, niente, queste cose potete lasciarle tranquillamente. Per quanto riguarda la salute del danno, qui cambia. Bene, qui mettiamo al 40% in modo da poter utilizzare lo Sheva per shottare con un colpo, dato che lo Sheva ucciderà con un colpo solo, dato che fa più o meno sui 50 di danno. Bene, una volta che abbiamo fatto questo, che siamo andati a modificare la salute del danno, possiamo partire con la classe. In questo caso la classe che dobbiamo utilizzare, eccola qua, abbiamo uno Sheva con mirino Olé, estrazione rapida e calcio regolabile, questo è proprio il classico fucile d'assalto. Oltre a questo, antischegge e maschera tattica per evitare granate, flashbang, stun, shock charges, C4, trip mine, tutte le cazzate che possono tirare i bot. Prestigiatore per mirare ovviamente più velocemente in corsa, dato che dobbiamo testare riflessi e aggancio, e poi sciagallo per prendere le munizioni da per terra. Comunque, ora andiamo diretti all'interno dell'allenamento. Ok, bitches, benvenuti nel vivo dell'azione. È da un pochino che sto facendo questo allenamento, ovviamente perché vi voglio far vedere la mia mira bella, il mio aggancio durissimo e riscaldato in questo caso. Comunque, e anche i miei riflessi, perché questo allenamento è basato ovviamente sui riflessi e sull'aggancio. Allora, come funziona questo allenamento? Qui ho sbagliato tantissimo, quello che ho appena fatto è errato. Allora, come funziona questo allenamento? Dovrete cercare di uccidere più persone possibili, ovviamente utilizzando un colpo della vostra arma, un colpo dello Sheva. Questo perché lo Sheva comunque spara un solo colpo, quindi dovrete essere per forza precisi. Dovrete seguire un bersaglio in movimento e quindi dovrete riuscire a sparare un colpo subito come mirata una persona e spostare la mira. Questa cosa aumenterà il vostro aggancio, la vostra mira, aumenterà anche i vostri riflessi, perché piano piano vi abituerete a sapere quando dovrete sparare il colpo. Ovviamente, come vedete, shotto con un colpo, perché stiamo giocando col 40% di salute, abbiamo già detto prima il perché di questa cosa, e ovviamente il 40% di salute è dovuto al fatto che voi dovrete solamente essere in grado di sparare il primo colpo subito sul bersaglio, che è una cosa importantissima per poter uccidere una persona, come con un M8, se siete in grado di mandare il primo colpo dell'M8 addosso a una persona, manderete anche gli altri addosso. Bene, l'ultima cosa che vi voglio dire è di fare l'allenamento per comunque 10 minuti, non di più, non esagerare, perché ovviamente state giocando col 40% di salute, il 40% di salute, come sapete, non è come giocare a nucleo, e quindi può a volte far, diciamo, peggiorare alcune persone, perché magari fanno tantissimo questo allenamento e poi finiscono per disabituarsi, come si può dire, alla modalità, non so se è il termine corretto, perché tante volte succede che quando giocate in, diciamo, in veterano e poi andate in nucleo o cose simili, finite poi per disabituarvi allo sparare più colpi e quindi seguire il bersaglio dopo il primo colpo. Ho scelto lo Sheva come arma perché secondo me non è come utilizzare un'arma a raffico a tre colpi, quindi questo fatto di disabituarsi alla modalità si sente di meno, ma ricordate il mio consiglio di farlo per 10 minuti. L'ultima cosa che vi voglio dire è che quando giocate cercate di aumentare la velocità con cui fate le cose, cioè iniziate, correte un colpo, due colpi, bam, veloce, tre, siamo già a tre, continuiamo, andiamo avanti, sempre accelerare il più possibile il modo in cui state giocando. Perché questa cosa? Perché se non accelerate, qui ho sbagliato, ho dato più di due colpi, ovviamente sarete sempre precisissimi. Qui si basa tutto sul cercare di accelerare piano piano mentre state giocando. Dovrete prendere come un vero e proprio allenamento. Partite piano, mandate tutti i colpi a segno. Quando vi sentite sicuri, cominciate poi ad andare più veloci. Ovviamente non esagerate con la velocità, perché finirete poi per smirare in questo caso, come faccio io tante volte.
perché smiro in una maniera brutale quando cerco di fare cose concitate. E questo vi può aiutare anche comunque a essere più precisi con le armi e ovviamente aumentare i vostri riflessi e il vostro aggancio. Spero vi sia piaciuto questo allenamento, fatemi sapere quello che ne pensate e se vi è piaciuto, mi raccomando, non esagerate, io sono Power, ci becchiamo al prossimo video. Let's go, baby!